Eccellenza, buona domenica. Buona domenica anche a te, Mario. Eccellenza, giornate di neve, di molto freddo, ma siamo in inverno e quindi è giusto che sia così. È il tempo giusto. Assolutamente. Eccellenza, allora partiamo dal commento del Vangelo domenicale. Oggi si ricorda la chiamata dei discepoli. Posso aggiungere una piccola battuta banale? Non c'è stato bisogno di un curriculum vitae per i discepoli, appunto, le persone che poi sono diventate ovviamente discepoli di Gesù, che si sono avvicinate al Maestro. Si è fidato subito, insomma, Gesù, possiamo dire così. Diciamo che allora, innanzitutto l'inizio dell'anno liturgico, perché siamo alla seconda domenica del tempo ordinario, e quindi l'anno liturgico ha inizio con l'Avvento, il tempo di Natale, adesso è il tempo ordinario. Il tempo ordinario indica il metodo ordinario della vita cristiana. Nella vita cristiana non si fa la domanda per essere ammessi, si viene chiamati, si viene scelti. E del resto Gesù l'ha detto chiaramente in un altro passo: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Allora, primo punto, la fede è un dono. L'altra sera Papa Francesco, dell'intervista famosa, ha detto: la fede è un dono, vale a dire proviene da Dio, è Dio che prende l'iniziativa e viene presso di noi, sceglie noi, chiama noi, interpella noi. A noi la libertà di permettere a Dio di fare quello che vuole nella nostra vita. Per cui è un grande dono che deve essere accolto. Questo dono come arriva a noi? Attraverso la chiamata, attraverso la scelta. Per cui Dio sceglie, e sceglie guardando il cuore, non guardando il curriculum vitae, non guardando i titoli, ma guardando il cuore. Ovviamente lui, essendo onnipotente, conosce già le persone. Conosceva anche Giuda e sapeva però che Giuda e il suo tradimento facevano parte della storia della salvezza, cioè che nella storia della salvezza non è di scandalo neanche il peccato, non è fuori luogo neanche il peccato, neanche il tradimento, neanche il limite umano. Questa chiamata di Dio nel Vangelo di oggi non è diretta, ma arriva ai primi discepoli attraverso altre persone. Ad Andrea e Giovanni arriva attraverso Giovanni Battista, a Pietro arriva attraverso il fratello Andrea. Per cui cosa ci viene detto con questo brano evangelico? Che Dio chiama, sceglie attraverso altre persone, attraverso coloro i quali sono stati già chiamati e scelti. Ecco perché, come usiamo dire spesso, la fede, che è un dono, si comunica attraverso l'incontro, da persona a persona, da incontro a incontro, da stupore a stupore. Quindi, per comunicare la fede, non c'è bisogno di una cattedra, non c'è bisogno di un libro, c'è bisogno di persone. Persone incontrate, persone cambiate dalla grazia di Dio, il cui cuore si è spalancato, è diventato simile, come dire, al cuore convertito, è un cuore convertito e quindi capace di convertire altri cuori. Però il brano del Vangelo di oggi ci dice anche, come dire, non solo il metodo, ma anche il contenuto della fede. La fede è stare con Gesù, perché quando i due hanno chiesto: ma maestro, dove abiti? E quello dice: venite e vedrete. E rimasero con lui.
stare con Gesù, ecco, seguire, incontrarlo, ma per stare con lui, ma per starci in modo permanente, in modo definitivo e con tutta la propria vita. Rimasero con lui, non ha detto lo hanno ascoltato un po', gli hanno fatto il piacere di andare all'incontro, no, no, è una nuova vita. Quindi la fede è un'esperienza, rimanere con lui per tutti i giorni della nostra vita, per tutti gli aspetti della nostra vita, con tutto il nostro cuore, con tutto il nostro cuore. Per cui la fede, che è un incontro, diventa esperienza, con il rimanere con lui cambia la vita, perché Pietro diventa Cefa. D'ora in poi ti chiamerai Cefa, che significa Pietro. Cioè l'esperienza della fede che arriva a noi attraverso incontri umani, di fatti ci cambia la vita. E non solo ci cambia la vita, ma cambia anche, come dire, la qualità dei nostri rapporti. I rapporti che nascono dalla fede sono rapporti di grazia, rapporti di lode, rapporti di gioia, sono rapporti umani, ma di una umanità redenta, di una umanità bella. Ecco perché la trama di rapporti tra i cristiani si chiama Regno di Dio, il Regno di Dio che già è presente in germe, cioè la pienezza l'avremo nel cielo, ma la Chiesa qui, oggi, sulla terra, è germe e seme del regno di Dio. Ecco, allora, il Vangelo di oggi è come dire, ci indica la strada. E non solo, ma è una promessa bella per tutti. Possiamo essere scelti, scelti per stare con Gesù e per vivere per sempre questa esperienza di compagnia bella con lui e con i fratelli. Ecco, a questo punto la vita cristiana è come una grande catena di amore, una grande catena d'amore dove ognuno di noi dona all'altro quello che ha incontrato e che ha cambiato la propria vita. E ognuno di noi si fida dell'altro, per cui accoglie il dono che proviene dall'altro. Questa, ho detto prima, è la vita del Regno di Dio. E questa è la bellezza della vita cristiana. E dentro questa vita c'è la testimonianza dei santi e ci sono tutte le opere belle della Chiesa, come quelle della carità e tutto il resto. Ecco, Eccellenza, potremmo dire quindi a questo punto che il regno di Dio in qualche misura si manifesta concretamente anche nella Chiesa che conosciamo tutti i giorni, che viviamo tutti i giorni, perché dico questo? Perché, come lei sa meglio di me, c'è un po' una tendenza da parte sicuramente di una minoranza, ma insomma di dire sì, ma io credo in Dio, però vado per conto mio e la Chiesa è un'altra cosa. Ovviamente non è così, insomma, sarebbe Sì. Certo, è un atteggiamento sbagliato, insomma, ecco. Possiamo dire questo? Sì. Mario. Questo è lo scandalo dell'incarnazione. È lo scandalo dell'incarnazione presente già con Gesù. Cioè, fin quando si parlava di Yahweh, di questo Dio che ha parlato sul monte e che ha dato le leggi, ma un Dio che stava al di sopra, ma che non era dentro le viscere della terra e dell'esperienza umana, tutto a posto. Quando è arrivato Gesù e ha detto io sono Dio, nei mille modi che sappiamo, però il riassunto era quello, io sono Dio, immediatamente la reazione qual è stata? Bestemmia. E volevano non solo lapidarlo, ma gettarlo giù, perché bestemmiava. Per cui Gesù, cioè l'incarnazione di Dio, che Dio si è fatto uomo incarnandosi, è un vero scandalo per gli ebrei, tant'è vero che gli ebrei ancora aspettano il Messia, non hanno riconosciuto in Gesù il Messia atteso. Questo è lo scandalo della carne, è lo scandalo dell'incarnazione e quindi è lo scandalo del vedere Dio faccia a faccia qui sulla terra.
Bene, questo scandalo continua attraverso la Chiesa che è il corpo di Cristo, la Chiesa che è il prolungamento di Cristo nel tempo e nello spazio, oggi subisce la stessa sorte che ha subito Gesù, contestata, cioè come tu ti vuoi dare compiti che non hai, tu sei piena di difetti, perché ti ricordi? Dice, ma come? Il figlio di Giuseppe, il figlio di Maria, falegname, fa quello, adesso vorrebbe essere Dio. La stessa cosa ci dicono oggi. Ma come la Chiesa, che fa quello, che fa quell'altro, attraverso questi quattro miserabili che sono i preti, i vescovi, i cristiani che vanno così, avrebbe la pretesa di dire che è il prolungamento di Cristo nel tempo e nello spazio. Eh sì, perché questo lo ha scelto Dio, questo metodo lo ha scelto Dio. Io non rendo testimonianza di una mia bravura, no, sono stato scelto, chiamato, consacrato e mandato. E io ho obbedito dall'inizio, ancora oggi sto obbedendo. Come lo faccio? Con la mia libertà, con i miei limiti e se ho qualche virtù, anche con quella. Punto. Vuol dire che sta bene a Dio così. È chiaro che non voglio attribuire a Dio i miei limiti o i miei peccati. Però Dio si serve di questo umano per cambiare il mondo, per continuare ad essere presente nel mondo. C'era un film bellissimo dove veniva detto proprio così: Dio ha bisogno degli uomini. Dio continua, lui ha voler bisogno degli uomini, quindi di me, ma anche di te e di tutti i battezzati e anche delle donne, ha bisogno di tutto questo per continuare a cambiare il mondo. Ecco perché abbiamo detto prima che la Chiesa è il regno di Dio presente sulla terra in germe, quasi come inizio. Quindi il regno di Dio nella Chiesa è un regno imperfetto, cioè fa vedere, però anche con molta fatica si vede. Perché? Perché c'è il limite nostro, ci sono i nostri peccati. Ecco perché diciamo che la Chiesa è tutta santa, perché il corpo di Cristo ne è anche un po' peccatrice, perché è fatta da noi che abbiamo tanti peccati. È una sorta di assaggio, potremmo definirlo così, alla fine di quello che ci Però è un sarà assaggio dopo. necessario, però è un Certo, assaggio necessario, sai certo. perché? Perché rifiutare la carne, ecco, permettimi questo, chi ha rifiutato, chi non ha riconosciuto Gesù come Messia, ancora attende e vivrà sempre nell'attesa. Ma sai che significa vivere nell'attesa e non avere la gioia del compimento? Cioè, è come se uno aspetta, 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 e arriva il bambino, il bambino, il bambino, e non arriva mai. Che E poi sono, muore. eccellenza, sono gli ebrei, no? Sono in E questa condizione. certo. Certo. Però attendi, perché anche noi battezzati cristiani, se non riconosciamo Dio presente nell'opera della Chiesa, quindi incontrabile oggi, possiamo vivere o di nostalgia di un passato che non c'è, oppure possiamo vivere in un'attesa che non ha mai compimento. Ecco perché occorre essere molto realisti. La sequela, oggi, il Vangelo di oggi, vieni e seguimi, venite e vedete. Venite e vedete le opere, anche nella fragilità, ma vedete le opere, solo stando nella Chiesa. Ecco perché la Chiesa è necessaria per la salvezza, dice il Concilio Vaticano II. È necessaria, non ci si salva senza la Chiesa. Perché, ma non perché l'abbiamo stabilito noi, ma perché la Chiesa è il prolungamento di Cristo. Non ci si salva senza Cristo. C'è un documento molto bello. Certo. Eccellenza, prima di voltare pagina, una domanda che è più una curiosità, perché ecco, lo diceva prima, no? Il cambiare nome, il far cambiare nome significa far cambiare anche magari la traiettoria, la vita stessa di una persona. Abbiamo citato San Pietro, ma insomma, potremmo citare anche altro. Detto questo, ripeto, una mia curiosità e anche una mia lacuna culturale probabilmente. Diciamo, nella Chiesa, all'interno del grande corpo della Chiesa, ecco, diciamo così, per esempio i francescani, no? Così anche come tanti ordini di suore, nel momento in cui abbracciano
la vocazione, quindi fanno delle scelte decisive, sappiamo che cambiano diciamo il nome. Gli stessi papi, no? Voglio dire, ad un certo punto hanno un... I vescovi no, ma i papi, i papi sì. Allora mi chiedo perché diciamo, c'è una radice particolare, c'è una scelta particolare, ecco, è giusto una curiosità. Ma nessun motivo teologico particolare se non nella prassi della Chiesa. Che il Papa possa cambiare nome, e penso che sia dovuto proprio al fatto che il Papa è il successore di Pietro. Gli altri apostoli non hanno cambiato nome, l'unico che ha cambiato nome è Pietro. Ecco perché il vescovo di Roma cambia nome, gli altri vescovi non cambiano nome. Cioè, questo è un motivo molto, molto semplice, nessun ragionamento particolare. Noi, diciamo così, nei limiti delle nostre possibilità, tendiamo di guardare a che cosa ha fatto Gesù. Gesù ne ha scelto 12, a uno ha chiesto di cambiare nome, agli altri no. Perché? Perché la missione di Pietro era una missione particolare e doveva sostituirlo proprio nella guida, penso che sia così. Per quanto riguarda gli ordini religiosi, diciamo, ricordiamoci questo, che il religioso fa i voti. Per esempio, noi sacerdoti non facciamo i voti, noi facciamo la promessa di celibato, la promessa sulla obbedienza, sulla povertà, eccetera, ma non facciamo i voti. Invece i religiosi fanno i voti. Fanno i voti per vivere nella vita il Vangelo, la forma evangelica, i consigli evangelici. Allora, perché possano aderire al messaggio evangelico senza la sovrastruttura anche personale, cambiano il nome per dire: vorrei vivere il Vangelo come Ignazio, come Chiara, come Filomena, per dire. Ecco perché poi cambiano nome e hanno un nome, diciamo così, vocazionale, un nome che riguarda il carisma, che riguarda il carisma. Tanto è vero che anche Papa Francesco ha detto: ho scelto il nome di Francesco perché è programmatico, perché vorrei portare lo spirito francescano di Francesco d'Assisi nella Chiesa. È evidente, Giovanni Paolo II dice la stessa cosa. Certo, ho capito. È Sì. una modalità evangelica di chiamarsi perché questa modalità possa ispirare anche la vita concreta, quasi uno spogliarsi del limite umano, in mio nome, Vincenzo, per assumere la grandezza di quel nome attraverso il quale come dire, accolgo uno stile di vita. Certo. Eccellenza, allora, voltiamo pagina. Dicevo, nei giorni scorsi c'è stata diciamo, una questione che è ritornata di attualità. Tra l'altro, ho pensato a questa domanda perché sappiamo che nella diocesi di Tursi e Lago Negro vi è una bella realtà di una comunità che si chiama Exodus, ma ne parliamo tra un attimo. La premessa alla domanda è che insomma, una catena televisiva americana ha prodotto un docufilm su Vincenzo Muccioli, sul fondatore di San Patrignano. Sappiamo l'importanza di questa comunità, l'aiuto ai giovani, però nel corso del tempo questo aiuto è stato anche un po' controverso, ci sono state mille polemiche, mille situazioni. Nella nostra diocesi invece vi è stato un altro, allora l'ispirazione probabilmente era è la stessa, però con Don Mazzi si è portato avanti un discorso di aiuto verso i giovani, verso le famiglie di questi giovani. Diciamo anche che forse lo Stato non è stato all'altezza sempre, insomma, soprattutto nel passato, verso particolarmente questi giovani in difficoltà. Ecco, eccellenza, un suo spunto, un suo pensiero, se ha avuto modo nel suo percorso
diciamo, sacerdotale ed episcopale di incrociare San Patrignano. Sicuramente ha incrociato Exodus perché, diciamo, lo sta a Tursi ed è una bella realtà. Ecco, vorrei un commento su questa cosa e su queste comunità che sicuramente hanno fatto del bene, però poi, ripeto, nel caso di San Patrignano, insomma, lì sono venute fuori, insomma, un po' di forzature, insomma, un po', eccessive, ecco. Capito? No, dico subito che San Patrignano non l'ho mai incrociato personalmente, ovviamente conosco la sua storia, diciamo so, ma non sono mai stato lì. Invece conosco bene Exodus, ma non solo Exodus, altre comunità di recupero dei tossicodipendenti. A Tricarico c'è la comunità Emmanuel. Tratto anche lì noi abbiamo dato un convento alla comunità Emmanuel per il recupero dei tossicodipendenti, poi si sono spostati a Salandra, per cui nella vita della Chiesa alcune persone, come Don Benzi, Don Mazzi e altri, hanno fondato queste comunità, diciamo dando una bella testimonianza di amore cristiano. Da dove nasce quest'opera della Chiesa? Ecco, Papa Benedetto, nella Deus Caritas Est, a un certo punto parla del compito dello Stato e dice così, che il compito dello Stato è promuovere la giustizia. Una cosa mi ha sempre colpito. Mentre parla della politica e dice la politica ha il compito di programmare lo sviluppo. Lo Stato non deve programmare lo sviluppo, lo Stato deve promuovere la giustizia, perché la giustizia viene prima della carità, in quanto la giustizia cosa fa? Riconosce e rispetta tutta intera la dignità della persona umana, per cui ogni persona innanzitutto va rispettata per quella che ha. Questa è l'opera della giustizia. Però, continua Papa Francesco, Papa Benedetto, anche quando lo Stato compie fino in fondo tutto il suo dovere, ci sarà sempre bisogno di un supplemento di carità. Perché è vero che la giustizia viene prima della carità, ma la carità copre tutto. E va lì dove la giustizia non riesce ad arrivare. Perché? Perché la carità ha nel cuore dell'uomo la sorgente, ma ha nel cuore dell'uomo anche il punto di arrivo. Cioè la carità parte dal cuore dell'uomo, parte dal tuo cuore e arriva al mio cuore. Cioè, ecco che la carità. Come dire, crea quella catena di cui dicevo prima, la catena dell'amore. Ecco, dentro una società ben organizzata, giusta anche nelle sue strutture, comunque c'è bisogno di spazi di carità, di gesti di carità, di luoghi di carità, perché lì dove arriva la carità non può arrivare neanche la giustizia. Però il presupposto è la giustizia. Perché è la dignità della persona umana, ma la carità va oltre e arriva lì dove il cuore dell'uomo poi si mette in gioco e lì accadono le cose belle e le cose grandi. Ecco perché nella vita della Chiesa, lungo la sua storia, sono sorte opere, 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 il recupero sicuramente dei tossicodipendenti, ma il recupero dei portatori di handicap, ma delle persone non autosufficienti, immaginate il Cottolengo, no? Cioè, la storia della Chiesa è piena, è colma di opere di carità e anche di tante persone, santi o non santi, che hanno fondato opere di carità. Basterebbe questo per dire quanto è bella la vita cristiana. Ecco, è uno splendore di opere, è uno splendore, presente ancora oggi, tenendo presente una cosa,
che queste opere, non sono il frutto dell'eroismo di uno, sono il frutto della vita della Chiesa che arriva a noi attraverso l'opera di alcuni. Ecco il carisma di alcuni. Exodus, Don Mazzi dell'opera Don Calabria, cioè non è un sacerdote che vive il suo carisma. Ma Padre Minozzi, con gli orfanelli, è così. È la fantasia della carità, ma anche la bellezza della carità. Assolutamente sì, infatti io, eccellenza, le dico la verità, non mi capacito a volte delle critiche continue verso la Chiesa, dove chiaramente, ovviamente, diciamo qualche punto di difficoltà pure c'è, però rispetto ad una immensità, no, voglio dire, Don Orione, insomma, ma ci sono state opere davvero, ci sono opere Ci magnifiche, sono, però la Caritas non ne ma ci sono, parliamo. ma Mario, io mi permetto sommessamente di dire, anche nei nostri paesi, se togliamo i sacerdoti e togliamo i collaboratori dei sacerdoti, ma con tutti i difetti, con tutti i limiti, con le bizzarrie, anche, che poi pure noi siamo combinati come siamo combinati, ma togliete dai nostri paesi i sacerdoti e le opere connesse con le parrocchie. Ma voglio vedere cosa resta nei nostri paesi. Assolutamente sì. Fateci la prova, perché Certo. poi è facile criticare, il vescovo deve dire quello, non deve dire quell'altro, ma è una pretesa in mente e poi non fanno niente. E se togli la chiesa, poi veramente c'è il deserto, eh. Certo. Eccellenza, a proposito di collaboratori, noi questo tema lo avevamo anticipato nelle settimane scorse, ecco questa ufficializzazione da parte di Papa Francesco di una serie di emansioni, qualcuno dice minori, ma invece sono abbastanza No. importanti, e per quanto riguarda, diciamo, le donne, insomma, ecco, una chiosa su questa prassi che è diventata adesso atto ufficiale del pontefice. Perfetto, hai detto benissimo Mario, è una prassi già in atto. Perché? Perché le donne vanno a leggere, le donne portano la comunione, le donne sono presentissime nella vita della Chiesa. Però finora c'era bisogno del permesso dell'ordinario diocesano. Adesso tutto questo viene riconosciuto per la Chiesa universale in forma stabile e istituzionalizzata, per cui le donne dappertutto nel mondo possono esercitare i ministeri dell'elettorato e della qualità. Veniamo per esempio anche con un'altra cosa, che il mondo poi è così vario, per cui giusto per dire, non è la stessa cosa l'Italia con alcune terre di missione o anche alcune zone europee dove il fenomeno religioso è molto bloccato e diciamo, userei anche è arretrato. Quindi questo documento di Papa Francesco, Spiritus Domini, è un'indicazione per tutta la Chiesa. Il fondamento di questa indicazione di Papa Francesco è il battesimo, la dignità del battesimo per l'uomo e per la donna. E perché attraverso il battesimo ogni battezzato, maschio o femmina che sia, partecipa dell'ufficio profetico, regale e sacerdotale di Cristo, quindi la dignità è lì. Sono ministeri laicali istituiti attraverso un rito che si differenziano dal ministero ordinato che si riceve attraverso l'ordine sacro. Ministero ordinato, diaconato, presbiterato, episcopato. E questi ministeri laicali sono il lettorato e l'accolitato. Però questo dice anche la multiformità della Chiesa, la varietà dei ministeri e dei carismi nella Chiesa e l'armonia sinfonica della vita della Chiesa. L'armonia non è data da una sola corda e da una sola nota, è data da più corde, da più note, diciamo così, adeguatamente armonizzate, messe insieme per bene. Ecco il compito, per esempio, di noi vescovi. Noi vescovi abbiamo
il compito di mettere insieme, di far dialogare i carismi e i ministeri e permettere alla Chiesa di vivere questa armonia bella. È la funzione del padre nella famiglia. Il padre di 10 figli, adesso è difficile, però di 10 figli ha il compito di farli stare tutti insieme. È così il vescovo della comunità diocesana. Eccellenza, siamo davvero in conclusione. Una domanda flash per una risposta flash. Quando il vescovo Orofino si vaccinerà? Quando gli sarà chiesto. Allora, ma è così bello seguire, diceva Por Claudel, no? È così bello seguire e dire, ma perché affannarsi a cercare chissà che cosa? Allora, è proprio così, armonico, tranquillo. Verrà, io mi auguro, verrà un momento in cui sarà detto che anche a un uomo di 67 anni può essere fatto il vaccino. Mi chiameranno e io andrò, perché pure con un po' di paura, però penso che sia utile fare il vaccino. Ma la paura non è per gli effetti del vaccino, è proprio così, una puntina in più, una puntina in meno, non fa piacere. Certo, Ma giusto assolutamente. così, ma Certo. proprio, Il proprio. vescovo rispetterà la fila e darà l'esempio, insomma, Ma assolutamente. Mario, ma anche gli altri l'hanno rispettata, è solo che a volte preferiscono gettare il siero anziché fare un vaccino. diciamo così, sono questioni di lana caprina, cioè spesso si vuole coprire un vuoto con delle discussioni inutili, diciamo proprio la verità, perché nessuno vuole privilegi, solamente che a volte capita che in un momento non si è particolarmente desti, perché? Perché se uno riesce sempre a guardare tutti gli aspetti, allora evita anche certe imprudenze, ma il clamore diventa sempre strumentale e non è mai una cosa bella. E l'intelligenza ci è data per costruire, non per distruggere. Certo, questo pure è vero, soprattutto in un momento come questo dove davvero ci dovrebbe essere una comprensione supplementare. Eccellenza, grazie, buona domenica, ci risentiremo nel fine settimana prossimo e davvero, ripeto, ancora tanta riconoscenza per il tempo che ci dedica. Buona No, domenica. è un dono che tu fai a noi. Grazie a te, buona domenica a te e alle amiche e agli amici che ci ascoltano. Grazie eccellenza, buona domenica. Ciao.